Si ferma 12 la striscia di risultati utili consecutivi di Ole Gunnar Solskjaer alla guida del Manchester United, 10 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Difficile chiedere di più anche se il CO di Emirates brucia e costa il quarto posto ai Red Devils ora scavalcati proprio dall'Arsenal nella lotta Champions che, c'è da dire, resta comunque apertissimo, innanzitutto per via della sconfitta del Tottenham, poi per i pari del Chelsea altro scomodo avversario che, nonostante il pari a Stamford Bridge contro i Wolves, mantiene il mirino sia Gunners che Red Devils. Quanto allo United, la delusione per il risultato di Emirates, tuttavia, non deve distogliere lo sguardo da tutto quanto di buono è stato fatto nel dopo Mourinho. Bisogna ricordarsi da dove si è partiti quando Solskjaer ha preso la squadra. Essere comunque in corsa per un posto in centro. Nonostante la sconfitta, è tutto oro che luccica e lo United ha fatto la sua onesta partita giocata a viso aperto da entrambe. Per i Red Devils anche un po' di sfortuna in occasione dei due pali colpiti da Lukaku prima e da Fred. Nel mezzo la rete di Giacca, bravissimo a calciare di esterno sinistro, beffando De Gea, e a segnare il vantaggio con il primo tiro della partita nello specchio della porta da parte dell'Arsenal. Nella ripresa lo United ha provato a reagire, con Rash per De Lukaku ma sulla sua strada ha trovato l'ennesima giornata di grazia. E proprio nel momento di maggiore spinta dello United è arrivata la doccia fredda, incursione di Lacazette nell'area del Manchester, tocco troppo energico di Fred e calcio di rigore accordato a Gunners, dopo quello sbagliato contro il Tottenham. Aubameyang non ha fallito la chance portando Gunners sul 2-0 e segnando per la quinta stagione consecutiva almeno 20 gol. Nell'ultimo terzo di gara la squadra di Solskjaer ha provato comunque a crederci con grande determinazione ma l'Arsenal è stato particolarmente attento a non concedere alcuno spazio. I Gunners si impongono così 2-0 in una sfida importantissima per la lotta Champions. Una lotta che, come quella per il titolo tra Manchester City e Liverpool, sarà avvincente fino alla fine.